Salve, buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti qui, siamo molto contenti di trovarci oggi nella libreria Borges 1975 qua a Palermo, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, per il nostro secondo appuntamento di Un Mar de Libros. Un Mar de Libros vuole celebrare anche i 40 anni della Tribuna Italiana, un giornale che si pubblica qua a Buenos Aires, rivolto alla collettività, si parla in italiano. Cosa abbiamo deciso di proporre in questa occasione, in questa fredda giornata di maggio, questo autunno portegno? Abbiamo pensato di invitare due amici, due scrittori che sono anche due amici. Uno è Leopoldo Brizuela, che sicuramente il pubblico conosce molto bene, anche perché da tanti anni è attivo con i suoi libri, con le sue attività, con le sue scene letterarie, quindi ci racconterà un po' lui di queste cose. E poi Paolo Piccirillo, che probabilmente è una persona che poco per volta si sta facendo conoscere molto bene qua a Buenos Aires. Sappiamo che recentemente Beatriz Lunazzi ti ha portato alla UBA. C'è anche una ragazza. C'è un'allieva che può testimoniare, può confermare che effettivamente c'è stato questo incontro e che per fortuna di qualcuno sta trascorrendo, per la suerte di alguien, trascorre cada vez más días acá en Buenos Aires. Y eso nos alegra a todos. La nostra idea, o come va il Leopoldo con l'italiano? Entiendo perfectamente, no puedo cantar y no. Vamos a intentar cantar en algún momento. No. Todos juntos. Ah, bueno. Pero por lo pronto vamos a seguir un poco en italiano, un poco en castellano, recordando una frase famosa de Umberto Eco que en una ocasión dijo: tra non molto tempo ci capiterà di trovarci tutti seduti a parlare tra di noi e ci sarà l'italiano che parla in italiano, lo spagnolo che parla in spagnolo, il francese che parla in francese e tutti si capiranno. Si va verso una sorta di multilinguismo. Sarebbe bello, no? Allora, vi voglio far vedere alcuni dei libri che i nostri ospiti hanno portato. Là voi vedete Leopoldo Brizuela, Una misma noche, e vedete poi uno dei libri che è qua in libreria e in vendita di Leopoldo Brizuela. Per quanto riguarda invece, e poi ecco, ci tengo a farvi vedere questo libro che è praticamente la traduzione all'italiano e che collegata ad un'esperienza di quello stesso libro, Una misma noche, è collegata ad un'esperienza che poi semmai, in todo caso, non vas a contare, sì, sì. Dove te llevo e che... Bene. Poi c'è Paolo ci ha portato, purtroppo per ora solo da far vedere, però speriamo che il distributore di qua si attivi e ce li metta a disposizione, uno straordinario libro che ti ha dato anche tante soddisfazioni e ci racconterai perché. E poi questo che in assoluto quello che io trovo strepitoso, dobbiamo leggerlo in italiano, dobbiamo far arrivare. Dio si è fermato a Buenos Aires, ce ne parlerai. E poi l'ultimo che è stato pubblicato a conferma di un interesse notevole che c'è in Italia nei confronti di autori sudamericani, autori in lingua spagnola, sembra che ci sia un riavvicinamento in questi ultimi tempi. Ecco, un'antologia curata da Alessandro Raveggi, dove tu edita dalla Nuova Frontiera, che si è specializzata un po' in queste opere. E collabori con un racconto, giusto? Bene, perfetto. Allora io adesso penso, siccome non sono brava per le presentazioni, faccio confusione, eccetera,
perché i libri li ho, però se devo entrare nel merito di chi sono, da dove vengono e via discorrendo, non sono tanto brava. Allora cedo la, do la parola prima a Leopoldo, che mi ci dirà un po' qual è la tua, non vas a hacer una breve presentación, puedo pedir texto, bien, para mis amigos italianos en especial y para Julia obviamente, y después Paolo nos va a contar también su auto presentación. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, agradezco mucho estar aquí. Escuchar el italiano es una lengua maravillosa. ¿Cómo presentarme? Soy una persona bastante tímida para eso, entonces escribo novelas, ahora estoy trabajando en la Biblioteca Nacional, detectando y marcando a nuestros escritores para ingresarlos a la biblioteca. Acabo de terminar una novela que es sobre el pueblo donde nació mi madre, en el borde del Río de la Plata, y que estaba, con mi infancia estaba mayormente poblado por familias italianas. Era un caso bastante curioso porque eran más las familias italianas que las familias españolas. Y si bien mi familia sí es de ascendencia española, catalanes por un lado, portugueses por el otro, en la lengua sí se notaba mucho, en la lengua habitual, en la lengua cotidiana, la influencia del italiano, así que estamos hablando con Pablo, ¿no? Eso de expresiones que yo no sabía que eran italianas, acentos que no sabía que eran italianos y que se decían habitualmente en la infancia. Entonces, escribir una novela tratando de resucitar esa lengua fue un placer absoluto. Fue también encontrarse con lo italiano de toda una comunidad, ¿no? Es la historia de, es una historia de mi familia antes de que yo naciera, ¿sí? 8 años antes de que yo naciera, en una circunstancia colectiva bastante dura. Y lo que les puedo contar, que me parecía maravilloso, que todos lo podemos hacer, es que en algún momento, bueno, yo inventaba situaciones, por supuesto, ¿no? Pero los personajes eran reales, estaban inspirados en mi abuela, en mi prima antes de que yo naciera, en mi mamá, que era mucho más joven. Y cada uno reaccionaba, yo los veía reaccionar, sabía lo que iban a decir. Y cada uno reaccionaba con sus propias palabras, con palabras que yo ni me acordaba que sabía. Cada uno en su registro, cada uno, y eso era absolutamente emocionante cada frase. Y la corregí durante muchísimo tiempo tratando de afinar el lenguaje de cada uno de los muertos de mi familia. Encontrándome muchísimas veces con frases italianas, con modos de decir italianos. Bueno, eso sí es. ¿Cómo hablo? No, ¿cómo hablo? En italiano. Pero en italiano. Pensé, sí. En italiano. Sí. Vabbè, ¿quiere vabbè. Italiano, verdad? Sí, ¿cierto? Sí. Vado en italiano. Perché facciamo un po' giusto. Vabbè, allora, io... Ma forse sento meglio senza il ruolo. No, no. Lo stesso. È perché c'è il rumore lassù, il problema è il ruido del... Sì, no, la mia presentazione è un po' più... In realtà ho meno cose da dire a livello di autobiografia. Cioè nel senso che... Io in realtà mi sono formato più cinematograficamente, cioè nel senso che io ho studiato sceneggiatura cinematografica al Centro Sperimentale di Roma, quindi la Scuola di Cinema Nazionale, e lì, diciamo, ho iniziato a scrivere narrativa, racconti, più che altro per una casualità, cioè nel senso mi piaceva partecipare ai concorsi in cui possibilmente si vinceva qualcosa di soldi, perché era quella la mia idea, no? Sì, perché ho sempre pensato che questo deve essere un lavoro, cioè è il mio sogno lavorare con le parole in un certo senso, in qualunque modo esse siano scritte o raccontate in questo caso. E quindi da lì ho iniziato, ho vinto un concorso, ho iniziato a scrivere poi il mio primo romanzo, una raccolta di racconti e così via. Di rilevante forse autobiograficamente c'è tutto ciò che poi mi ha portato qui fondamentalmente a Buenos Aires, quindi
che in realtà non so cosa sia, cioè nel senso che so che c'è qualcosa dentro nel mio percorso, nel mio cammino, c'è qualcosa legato a questa terra che all'inizio, cioè da premettere che l'Argentina è molto presente a Napoli, semplicemente per una, qualcosa, un evento popolare chiamato Diego Armando Maradona, quindi in un certo senso questo conta molto a Napoli, quindi io sono cresciuto con le bandiere argentine accanto a quelle italiane, ricordo mio zio che faceva il tifo per l'Argentina in Italia 90, quindi ho sempre avuto questa confusione a livello di patria, qual è il mio paese, qual è quello di Maradona, il mio, quindi questo ha contribuito molto. E poi chiaramente io penso che voi qui abbiate una letteratura, una cinematografia tra le prime al mondo senza dubbio, quindi è facile appassionarsi alla letteratura del cinema argentino, questo vuol dire, poi soprattutto se si ha una propensione a livello stilistica forse come la mia. E quindi questo poi mi ha portato ad avvicinarmi sempre di più, come per esempio l'ultimo libro, l'ultima raccolta di racconti, quella che prima vi ha mostrato Renata, sì, latino-panamericana, e fondamentalmente è una raccolta, è un modo per raccontare, che ha scelto La Nuova Frontiera, che è questa casa editrice, per raccontare scrittori latinoamericani attraverso scrittori italiani che più si avvicinano allo stile latinoamericano. E in che modo? Ognuno di noi ha raccontato la vita di uno scrittore latinoamericano, di quelli più famosi, diciamo. Io ho scelto Manuel Puig perché lo considero uno, anche se ci sono cose che non mi piacciono tra di quelle che ha scritto, la sua vita è interessantissima, secondo me. La sua vita è già una vita romanzesca, una vita pazzesca per quanto mi riguarda, quindi l'ho raccontata a modo mio, questo per dire che poi in realtà mi sento molto vicino a questo tipo di, a questa terra, a questo tipo di narrazione. Quindi a livello autobiografico spero che l'interessante deve ancora venire, in un certo senso. Però per ora è questo. Comunque sì, in effetti l'avvio, Paolo, sembra molto buono, molto probabilmente che ti facciano allegramenti. Speriamo. Perché nel giro di poco sei riuscito proprio a farti notare in un ambiente come quello italiano, che non è semplice, perché le voci sono tante, e lo stesso è successo con te, tutto sommato, no? O también en Twitter, la oportunidad de llegar alla scrittura pronto e con buoni contatti con il risultato. Ora, io quisiera un poco volver a lo che è il nostro tema. Questo tema tiene che ver con la creatività. Entonces, quería hacer una pequeña premisa, perché quien vio la invitación habrá visto che aparece arte o tecnica, no? Entonces, jugamos por un lado con una expresión, il mestiere di scrivere. Mestiere di scrivere l'abbiamo un po' ripreso da Pavese, e sappiamo che Pavese in Argentina ha rappresentato per molti un modello di scrittura, un riferimento, anche Maria Teresa Andretto per esempio lo riconosce apertamente, no? Leggendo Pavese ha capito molto della cosa. Però abbiamo detto il mestiere di scrivere, usando la parola mestiere in con una accezione, con un significato certo più alto, perché mestiere può voler dire tante cose, un mestiere artigianale, un mestiere, fare mestiere, poi l'espressione italiana, quando cosa hai fatto oggi? Fatto i mestieri, madonna, sono distrutta. Para los que no tienen mucha experiencia de italiano, fare i mestieri es limpiar la casa. Quindi fare i mestieri realmente non è l'attività più gratificante del mondo, però sirve. A Napoli c'è un altro modo di dire, si dice parado mestiere, che sarebbe come a dire se non quiere lavorare, aprendere a fare algo come, che se dice, arreglare una caldera. Perché mestiere è ufficio. Mestiere come ufficio, mestiere già, i mestieri d'arte, los artesanos che sono artistas, entonces tenemos toda la escala, bajo la parola mestiere tenemos un poco todo, pero efectivamente aparecía también la expresión arte o técnica, técnica o arte, entonces esto es
un poco un engaño, porque quien conoce griego se da cuenta que detrás de la palabra tecné está el arte. Es decir,